Sulla giustizia la Lega Nord non molla la presa. Continua la battaglia senza quartiere contro ogni provvedimento che, pur di svuotare le carceri, non si preoccupa delle conseguenze che derivano dal far trascorrere a casa tra un divano e una birra i delinquenti con una pena fino a 6 anni. Adesso sono arrivati qui in Senato 2 provvedimenti importanti, molto delicati. Uno che è stato passato già all'esame alla Camera e poi il decreto legge. Tutti e due questi provvedimenti confermano quella che è una volontà della maggioranza e del governo di procedere sulla linea non di punire i criminali, ma bensì di adottare tutto un insieme di misure che sono atti praticamente a liberarli prima, o tramite liberazione anticipata o tramite messa alla prova. Noi insistiamo nel dire che chi sbaglia deve pagare e se il criminale non sa qual è la sua vera pena e la pena a cui potrà incorrere, non potrà di certo desistere. Quindi noi insistiamo ancora sulla nostra linea, sarà una grande battaglia, è stata fatta una battaglia alla Camera, adesso anche noi ne faremo una qui al Senato per cercare di difendere le persone oneste e di quelle che credono effettivamente nell'efficacia della legge. E sempre a proposito di giustizia, il Carroccio continua a picchiare duro in Senato, dove torna a chiedere la proroga contro l'accorpamento delle sedi distaccate. Eh sì, il tema della riforma delle circoscrizioni giudiziarie sta purtroppo pesando su tutti noi. Anche adesso in Commissione abbiamo insistito di nuovo affinché si vada a votare questa proroga dell'introduzione di questa riforma. Ormai è passato tanto tempo e questo ritardo ha creato solo di grossi problemi per tutti i tribunali. Il governo sembrava che dovesse adottare dei decreti correttivi, ma questi decreti non sono arrivati. Quindi è giusto che adesso il Parlamento si riappropri del suo potere di dire no. Prendiamoci il tempo, proroghiamo l'entrata in vigore e analizziamo veramente le situazioni tribunale per tribunale e vedere quelli che giustamente devono insistere a presidio proprio del territorio.